Le regole rappresentano un sistema di norme che gli uomini si sono dati per far funzionare al meglio la vita in comune, garantendo il rispetto dei diritti di tutti. Ogni gruppo sociale, dal momento in cui si forma, stabilisce le proprie regole e c'è bisogno che tutti coloro che costituiscono quel gruppo le rispettino. Spesso, però, è difficile accettare che esistano dei principi che vadano rispettati, perché li percepiamo come dei divieti, delle imposizioni che sembrano limitare la nostra libertà di agire e di esprimerci. O semplicemente siamo infastiditi dall'idea di sottostare a qualcuno o qualcosa, dal dover obbedire. Ci siamo interrogati su quanto da bambini siamo stati così poco abituati all'osservanza delle regole. Molti di noi non avevano nessuno che nei momenti di difficoltà gli indicasse cosa fosse più giusto fare. Cresciuti senza un modello educativo o con dei riferimenti confusi, magari in contrasto tra loro. Perciò ci ritroviamo in età adulto con un gran bisogno di essere guidati e sostenuti per trovare un posto all'interno di un gruppo sociale e contribuire al suo funzionamento. Affinché ciò avvenga, abbiamo compreso quanto sia importante conoscere come siano nate le norme che governano un gruppo e quale sia il loro significato. Ad esempio, i bisogni che esse cercano di colmare o le crisi che tentano di risolvere, imparando con pazienza ad osservarle. Schiavi della tossicodipendenza e dell'alcolismo, eravamo immaturi, incapaci di prendere decisioni adeguate, travolti da una vita sregolata. Abbiamo compreso che era la nostra stessa dipendenza a imporci delle regole. Sentivamo il bisogno di bere fino a stare male per fuggire l'ansia che accompagnava le nostre giornate, di farci ancora un tiro per evadere da una realtà in cui ci sentivamo il fallimento dei nostri genitori, o di fumare ancora una sigaretta per colmare l'attesa e la noia che sembravano ingestibili, in una vita sopra le righe. Non ci rendevamo conto che l'assenza di regole non ci rendeva più liberi. Anzi, diventavamo schiavi di qualcosa che ci manovrava in silenzio, mettendo in pericolo la nostra stessa vita. Nel percorso di cura in comunità siamo accompagnati al riconoscimento del bisogno di ciascuno di definire dei confini chiari e stabili tra ciò che ci aiuta a maturare e ciò che invece ricalca i circuiti disfunzionali che per troppo tempo abbiamo sperimentato. Veniamo sostenuti nel comprendere ciò che può essere più sano sia nella gestione di noi stessi che nelle relazioni con l'altro. I primi periodi sono i più problematici perché si sperimenta un nuovo modello di vita in gruppo, non più basato sulla ricerca dell'alterazione della nostra coscienza e di gratificazioni artificiali, ma orientato alla conoscenza di sé. La condivisione di spazi e procedure, la ridefinizione dello spazio personale, l'accettazione di nuove norme di vita e l'adesione ad esse diventano strumenti fondamentali da cui partire per costruire tal percorso. Ci vorrà del tempo per ridurre quel senso di estraneità, ma più i giorni passeranno, più quelle stesse regole, che inizialmente vivevamo come imposizioni fastidiose, diventeranno il nostro personale modo di essere al mondo, una base solida su cui investire per il nostro recupero interiore ed esteriore. Ci accorgeremo che rispettare l'altro equivarrà a rispettare noi stessi, ridare valore ai nostri gesti e al nostro linguaggio, riscoprendo il peso delle nostre scelte.